nuova linea Grimmi dedicata alla natura, alle tradizioni e alle terre lontane. Benvenuti anche questa volta sul mio canale a parlare di Chico Milano con la amplificazione della nuova collezione Green Me. In realtà è una collezione permanente nei negozi di Chico. Questa linea prettamente con 98% di ingredienti naturali si differenzia per il suo colore verde. Ve la ricordate? Questa è la vecchia collezione, viene amplificata con questa nuova collezione. Si aggiungono quindi prodotti un po' più innovativi, ma fantastici. Io possedevo l'illuminante ed è uno degli illuminanti che utilizzo di più. E poi che dire della loro formula, completamente vegana, non testata sugli animali e che ci porta appunto un'attenzione verso l'ambiente circostante e oggi come giornata dedicata all'ambiente del pianeta, niente di più bello che girare questo video per voi. Vediamo intanto cosa ho preso della collezione di quell'amplificazione, vogliamo chiamarla Green Me. Intanto i nuovi barattolini sono assolutamente fatti con cartone riciclabile, ancora più riciclabile degli scorsi, sono leggermente più chiari del resto della collezione, ma comunque li assomigliano molto. Vediamo adesso che cosa ho preso io. Intanto parto subito, questa volta differentemente da come si fa. Parto dallo smalto e ho preso il numero 4 di questa collezione, che è questo colore bellissimo, che è il top. Lo 004 e anche lo smalto, cosa che io non acquistavo mai, lo trovo veramente stendibile, veramente bello. E guardate, il colore è veramente bello, molto molto bello, quindi molto naturale anche questo colore. Allora, dopo lo smalto ho voluto prendere la pochette che mi è piaciuta tanto, che è di questo materiale cotton pochette, quindi ricoperta di cotone. Ha questo bellissimo vedete, clip che la chiude ed è molto carina, molto naturale, con questo sembra quasi cotto bambù. E niente, andiamo avanti, quindi questa è la pochettina della collezione che potete vederla anche qui, tanto vedete qualche immagine, guardate proprio questi colori, il colore della terra, che ci riportano proprio all'origine del nostro pianeta, ai materiali proprio naturali. Questo mascara per le sopracciglia, bellissimo, che sto utilizzando già da qualche giorno, texture molto elastica, naturale, che vi delinea le vostre sopracciglia, munito di questo scovolino piccolissimo che permette bene bene di andare a delinearle. Lui è fatto con crusca di riso e uva ed è veramente bello perché al suo interno ha anche delle fibre naturali e poi ha fatto con 90% di ingredienti naturali, quindi anche per chi ha problemi di allergia, lui è consigliatissimo. Quello che ho notato è che non secca le sopracciglia, le mantiene elastiche e in posa per tutto il giorno. E poi lo scovolino molto piccolo permette un'applicazione precisa e mirata. Ma andremo a vederlo in azione perché ho acquistato altri prodotti. Prodotti anche dedicati alla cura del viso. Io ho preso in questo caso la Gentil maschera, ma esiste anche uno scrub con la stessa quantità da 75 mg. Lo scrub che vedete qui a fianco, che è il fratellino di questa maschera, praticamente è anche un detergente, quindi ha questi piccoli semini di ciliegia, nocciolo e albicocco e particelle di mandorla che permette appunto di esfoliare la vostra pelle, togliendo appunto le impurità. Invece per una coccola, questa è la maschera che serve assolutamente per coccolare la nostra pelle. Vi devo dire che io ho già ricevuto quest'ordine
2 giorni fa e l'ho già provata. È molto gentile sulla pelle, con 97% di ingredienti di derivazione, di origine, di materie di origine naturale, quindi molto leggera, fatta con burro di karité, olio di melograno, olio di semi di melograno, come abbiamo detto, mandorla, nocciola e oliva, quindi molto nutriente, molto elasticizzante la vostra pelle, molto coccolata dopo l'applicazione. Quindi questa promossissima per le pelli delicate e sensibili anche allergiche come la mia. Della linea vecchia, quindi sempre la Green Me, ho voluto prendere approfittando degli sconti, quindi andate a vedere, ci sono un sacco di sconti. Questa matita blu che indosso, molto molto bella, che non mi dà assolutamente problemi. Eccola qui, guardate che bella, morbida e assolutamente bella sia per l'interno che per l'esterno dei vostri occhi. Poi con questo legno naturale mi coccola e mi dà anche bellezza da vedere. Il pezzo che ho preso e mi è piaciuto tantissimo sono gli ombretti Mono della collezione e sono questi ombretti protagonisti. Praticamente mono, quindi questo è loro bellissimi, quindi sottilissimi. Anche qui abbiamo una formula vegana con 96% di ingredienti di materie di origine naturale. Ho preso il numero 4, questo veramente blu pieno, setoso, guardate che bello. Questo verde blu, vogliamo chiamarlo, veramente molto particolare, molto molto bello. Quindi abbiamo qui un colore pieno, piacevole, piacevole l'applicazione. Di questi ombretti ne esistono di tonalità matte, ne esistono un po' di colorazioni e anche satinate e metalliche come questa. Anche qui troviamo l'estratto di melograno, ma andremo a provarlo magari con la matita blu. Adesso vediamo, questo è stato quello che ho voluto prendere della collezione Green Me. Mi piaceva molto, come vedete qui nell'immagine, il marrone da poter abbinare con questo blu e magari da farne un trucco. Ma nel frattempo ho approfittato degli sconticini e sono andata nella linea permanente a prendere, pensate, a un prezzo di 5,99. Potete ancora trovarlo alla palette 02 di questi eyeshadow con 4 ombretti. Ho eseguito il mio trucco oggi. Quindi è bella, bella, semplice, una di quelle palette che non possono mancare. Guardate che bello, guardate le texture così belle. Questi due metallizzati e questi due veramente belli. Guardate quanto è pigmentata e quanto è bella questa palette. Questa la trovate, vi metto sotto sempre il link così potete trovarla facilmente. Lei è la numero 02 Eyeshadow Palette della linea permanente, ma andremo a vederla all'opera. Guardate che bella, bellissima, veramente veramente bella. Guardate, guardate. E per finire, poi per oggi vi saluto perché voglio poi fare un haul perché ho preso tanta roba, tantissime cose in sconto e le dividiamo poi insieme. Della collezione Charming Escape avevo saltato la palette, era un prezzo eccezionale, ricordate che costava sui 22 euro. E questa collezione è una delle collezioni che mi è piaciuta tantissimo, mi è piaciuta la terra, il fard e la palette. Guardate che bello il packaging, questa collezione era di un lusso sfrenato. Queste sono le sue colorazioni e niente che dire, molto molto belle. Guardate, guardate che pigmentazione. Anche lei andremo a utilizzarla. Voglio fare un po' di tutorial per utilizzare tutti i miei trucchi Kiko. E niente, spero mi seguiate prossimamente così vi faccio vedere anche tutti gli altri acquisti
nel prossimo haul. Per adesso vi saluto, vi aspetto quindi prossimamente sul canale. Se non siete ancora iscritte, mettetemi un bel like, magari anche l'iscrizione, mi fa tanto piacere. Saluto tutti i vecchi e i nuovi iscritti e aspettiamoci dei video di Kiko. A prestissimo e buona Green Me a tutti!